ciao amici! Il modo migliore per iniziare al meglio è con una bella e nutriente colazione. Lo so, non sempre si dà il giusto peso al momento della colazione. Capita di mangiare qualcosa a caso o peggio di saltarla perché si ha poco tempo. Ma la colazione deve fornire tutta l'energia necessaria per riattivare il metabolismo e farci iniziare bene la giornata con le giuste energie. E io che ho sempre cercato di alzarmi col piede sinistro per far andare bene le cose. Ma cosa c'entra? Quella del piede sinistro è un'altra storia, magari ne parleremo in un altro video. Oggi invece parliamo dei peggiori cibi da evitare a colazione. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. 1. Dolci in quantità. Dolci come biscotti e croissant accompagnano spesso la colazione, però una sana colazione dovrebbe essere senza zuccheri. Se proprio non se ne può fare a meno, meglio in dosi piccole e controllate. Troppi zuccheri creano dipendenza, tolgono energia e fanno male alla salute. 2. Caffè. Qui la maggior parte degli italiani resterà male, ma il caffè ha un effetto acidificante, provoca infiammazione, gastrite, attacchi di colite e stimola le surrenali in modo artificiale con la caffeina. Ne ho parlato in molti video perché è un argomento gettonatissimo. 3. Cibo piccante. Spezie e cibo piccante vanno evitati perché possono irritare lo stomaco e causare problemi di digestione durante la giornata. 4. Bevande gassate. Sono piene di zuccheri e per nulla nutrienti, da bandire a colazione. Decisamente meglio un succo di frutta biologico e senza zucchero. 5. Pomodori. No, anche i pomodori contengono acido tannico e solanina che irritano, soprattutto a stomaco vuoto e di prima mattina. Allora, qual è la colazione ideale? Ne ho parlato in molti video perché è un argomento gettonatissimo. In descrizione trovate la playlist dedicata con una selezione di prodotti sani per chi vuole qualche consiglio su cosa scegliere. Ed eccolo il regalino di oggi, il PDF. Lo potete scaricare gratis dalla descrizione qui sotto o dalla piccola i qui in alto. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Vivi consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.